Ecco a voi un riassunto di tutte quante le trame di tutti i film della DreamWorks, tranne sequel, prequel, spin-off e cose simili che ho cercato di evitare. Il Principe d'Egitto, meraviglioso film d'animazione in tecnica tradizionale, racconta la storia di Mosè, che in quest'epoca antica in cui l'Egitto era il centro del mondo viene adottato dalla famiglia reale anche se non ne fa parte, finché una volta diventato grande non inizia a rendersi conto di essere diverso da loro e inizia a rendersi conto del fatto che ciò che lui considera buono, giusto o sbagliato non corrisponde a quello che la sua famiglia considera buono, giusto o sbagliato, e così inizierà una guerra contro di loro per riuscire a liberare tutti quanti gli schiavi del regno. Zeta la formica, questa è la storia di una delle tantissime formiche che si trovano all'interno di un formicaio e che decide di non fare il suo ruolo preimpostato e preciso, che è uguale per tutte le formiche, ma decide piuttosto di scambiarsi di posto con un'altra formica per provare a fare qualcosa che non ha mai fatto prima. Ovviamente le conseguenze saranno nefaste, ma ehi, è Woody Allen quella formica, quindi sapete che è un film che sarà interessante. La strada per El Dorado, film d'animazione in tecnica tradizionale, racconta la storia di Tullio e Miguel, due malfattori che si sono abituati a prendersi gioco delle persone e rubare, finché non scoprono che potrebbero andare nel nuovo mondo, l'America, e trovano una mappa che sembra voler dire dove si trovi la città di El Dorado, ovvero una città intera con un suo popolo tutta quanta fatta d'oro. Un patrimonio, il più grande tesoro mai esistito. Gallini in fuga racconta la storia di questo gruppo di galline che è rinchiusa all'interno di un campo di concentramento pollaio e devono trovare un modo per riuscire a sfuggire ai nazisti. Non ci manca poco con i nazisti, comunque persone orribili. È una magnifica, chiamiamola parodia, barra omaggio al film La Grande Fuga, che racconta la storia di come queste galline vengano maltrattate, sfruttate per il loro lavoro e per produrre uova, venendo disumanizzate, con un linguaggio che anche un bambino potrebbe capire. Shrek! Fiaba in pieno stile Disney racconta la storia della principessa Fiona, che da piccola viene maledetta da una perfida strega, e così è costretta ad essere rinchiusa all'interno di una torre, mentre aspetta l'arrivo finalmente del vero amore. Peccato che non arrivi un principe, ma arrivi invece l'orco Shrek, che viene mandato da questo orribile omettino, questo principe orrendo e antipatico, Lord Farquaad, per riuscire a salvare questa principessa, perché Lord Farquaad, oh, ha deciso che lei è la più bella che vuole sposare. Spirit, cavallo selvaggio. Il grande capolavoro di James Baxter è un film che parla del western, del grande periodo western, ma nel vecchio west, dal punto di vista di un cavallo. Si sceglie infatti un cavallo, Spirit, e si segue la sua avventura da quando viene catturato e portato via dalle praterie in cui era libero, fino a tutta quanta la storia che potrà vivere, e vi assicuro che sarà una storia mozzafiato. Sinbad, la leggenda dei sette mari, racconta la storia del grande marinaio Sinbad che un giorno finisce in acqua e rischia di annegare finché non incontra la dea Eris, dea della discordia, che fa un patto con lui. Lo riporterà a galla, a patto che lui in cambio rubi per lei il Libro della Pace, un manufatto antichissimo che assicura la pace e l'equilibrio in tutto il mondo. È così che Sinbad deve decidere se disobbedire a una dea immortale oppure fare qualcosa di moralmente molto sbagliato. Shark Tale! Dopo il successo di Alla ricerca di Nemo, anche la DreamWorks cerca di fare il suo film sui pesci, che racconta la storia di quest'uomo, questo pesce, in realtà, che è Will Smith, che trova il modo di far credere a tutti quanti che lui sia in grado di uccidere gli squali. Tutto questo grazie a uno squalo che si vergogna di essere uno squalo e vorrebbe essere vegetariano e vorrebbe solamente essere accettato dalla sua famiglia. Il tutto però in un contesto estremamente urbano e dove ci sono chiari riferimenti a un sacco di persone che lottano per i loro diritti. Madagascar, questo gruppo di animali che è sempre vissuto nello zoo di Central Park, a un certo punto sente il richiamo della natura, o meglio uno di loro, la zebra, Martin, che decide di scappare dallo zoo e così, mentre gli animali cercano di recuperarlo, ecco che vengono catturati e spediti nel loro paese natale, l'Africa. Ma la nave affonda. E da qui in poi diventerà un magnifico casino perché questi animali dovranno fare qualsiasi cosa per riuscire ad arrivare di nuovo a New York e tornare a casa in mezzo ai grattacieli e tutti i comfort della vita moderna. La maledizione del coniglio mannaro. Nonostante il titolo sembri molto comico, il film è di una serietà meravigliosa. Film dell'Hardman, gli stessi di Gallina in fuga,
È qualcosa di troppo particolare per spiegare per bene la trama. Vi dirò semplicemente che ci saranno questi due personaggi, Wallace e Gromit, che saranno incaricati di catturare conigli e si ritroveranno ad essere molto in difficoltà quando girerà la voce in tutta quanta la campagna inglese del fatto che esista un coniglio mannaro che a mezzanotte si trasforma e diventa una bestia orribile e spaventosa che è in grado di distruggere qualsiasi ortaggio. La gang del bosco. Film che parla di questo gruppo di animali che si sveglia una mattina alla fine dell'inverno e scopre che durante il letargo hanno costruito un sacco di case al di là di una siepe. Ma davvero un sacco di case, e tutto il loro bosco non c'è più. E non sanno come fare per recuperare tutto il cibo che a loro serve per poter tornare in letargo l'anno prossimo. Ed è qui che arriva questo procione che decide di prendersi gioco di loro e di aiutarli a recuperare un sacco di cibo perché effettivamente a lui serve per saldare un debito. Giù per il tubo, film che era stato iniziato da Lardman, gli stessi di Galline in Fuga. Praticamente questo film racconta la storia di questo topo che fa una vita tranquilla e felice, non c'è nulla che non vada. Finché a un certo punto non si ritrova per una serie di vicissitudini ad essere scaricato nella tazza del cesso e dover trovare il modo di ritornare in superficie e tornare alla sua bella gabbia, ora che è costretto, anche se non l'ha mai visto prima, ad essere catapultato nel mondo sporco e reale delle fogne, dove tutti i topi solitamente stanno. B-Movie racconta la storia di quest'ape che vive all'interno del suo alveare e che ha passato una vita da adolescente a imparare a fare l'ape, finché da adulta non si rende conto che dovrà fare lo stesso lavoro per tutta la vita. E non vuole. Non vuole assolutamente. E così decide di lasciare l'alveare. Ma qui succedono varie cose. Da un lato scopre che gli umani rubano il miele alle api. Dall'altro scopre che può innamorarsi di una bellissima donna. Sì, una donna umana, sì, lui è un'ape. Questa era la prima metà dei film della DreamWorks. Al più presto arriverà una seconda parte, se non è ancora uscita, la trovate comunque in sovraimpressione tipo sopra la mia faccia in questo momento. Perché è così che funziona di solito. Ma voi perché guardate questi video? Perché mi vengono richiesti, ma io sinceramente non ho mai capito che cosa potessero servire se non un semplice "Ah, ok, è di questo che parla quel film con quel titolo". Ok.